Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Jude. So di essere stata assente nelle ultime settimane, però non stavo molto bene. Adesso, le cose vanno molto meglio e riprendiamo con il video di oggi che avevo registrato proprio a fine febbraio, ma non ho avuto il modo di finire di montarlo. E quindi, dai, riprendiamoci. Il video di oggi inizia come tutte le mattine facendo i letti. Il letto è un pezzo grosso nella camera e occupa tanto spazio e già metterlo in ordine fa sembrare la camera più ordinata ed è un punto molto importante per tenere la casa sempre in ordine. Quindi per me ogni mattina sistemo il letto dei ragazzi e sistemo anche il mio letto. Dopodiché sono andata a stirare e mi vedete spesso nei video a stirare il copripiumino e anche le fodere. E secondo me io li stiro per due motivi principali. Il primo motivo è che quando poi li metto hanno un aspetto più bello. Ma il secondo motivo, che secondo me è il motivo più importante, è stirando le fodere a questa temperatura molto alta, di sicuro va a sterilizzarla, visto che comunque non li posso lavare a temperature alte, cioè al massimo sono a 40 gradi, avendo anche dei ragazzi che adesso iniziano ad avere, non so, le imperfezioni, un po' di brufoli sul viso, eccetera, eccetera, secondo me stirare soprattutto le fodere aiuta perché va a sterilizzare il tessuto un po' in più. Però questo è il mio pensiero, non so voi come la vedete, non so se vi convince o meno. Lasciatemi nei commenti il vostro punto di vista. E poi il video di oggi sono andata a fare le cose che di solito non faccio, un po' di pulizia, diciamo, un po' stagionali. Ecco, sono andata a sistemare e pulire il mobile del bagno e anche a pulire tutti i miei attrezzi beauty, dalla beauty blender a tutti i brush che uso per truccarmi, ed è stato molto soddisfacente. E cos'altro? E a fine video, che era già il giorno dopo, ero andata a fare la spesa e condivido con voi che cosa ho comprato e poi mettiamo via la roba insieme dopo aver pulito il frigorifero. Vedo che il momento di mettere via la spesa è un ottimo momento per pulire il frigorifero perché è già vuoto e quindi metà lavoro è già fatto. E basta, solo così. Iniziamo il video e ci aggiorniamo più avanti. La situazione, come siamo messi, l'asciugatrice appena finito, quindi c'è la roba da piegare, qua è pieno, praticamente ho cambiato i cuscini, questi due non sono messi malissimo, nel senso non sono proprio da buttare via subito, quindi li lavo e li lascio a parte per un ospite, se mai ho ospite o qualcuno. Questi sono tutti puliti, bisogna raccoglierli, separare il bucato e ne ho altro lì. Dai, iniziamo. Questi
animali più piccoli sono della cucina, invece quelli lì e anche questi sono per il resto della casa. Li divido per colore, quindi metto questi colori in questo piano e questi li porto al piano di sotto. Cerco sempre di avere i prodotti in ciascun piano, vedo che rende il lavoro un po' più facile. Iniziamo a separare il bucato per prima e poi andiamo a piegare le cose che ci sono da piegare. Vabbè, ho tirato fuori le cose, ho piegato il tutto, non so come mai non stava registrando, però sì, dopo aver finito di pulire con l'aspirapolvere il filtro dell'asciugatrice, ho fatto questo e ora andiamo avanti. Ho questa presa che si trova dietro alla porta del bagno, che non uso quasi mai, ma guardate la quantità di polvere che si è accumulata. Andiamo a pulirla. No, niente. Con l'aspirapolvere non sono riuscita a togliere un bel niente. Ma vorrei provare con il cotton fioc, che secondo me funziona benissimo. In effetti, guardate. Quantità di sporco. Prendo uno pulito. Ora con un panno leggermente bagnato vado a pulire per bene. Schifo. Non l'ho mai tolto, era nuovo. Sono 2 anni che abito in questa casa e è terribile. Meglio insieme. Vediamo lo sporco che è uscito. È vero sporco, davvero, oltre a tutto questo. E visto che ci sono, stavo parlando di questa presa, adesso andiamo a sistemare anche la gemella, che uso di solito, quindi non è tanto sporca, non si accumula lo sporco dentro. Io di solito faccio questa mossa e penso di aver pulito. Invece no, proviamo a staccare anche questa.
Oh mamma mia, anche qua. Ora tocca a questi che sono abbastanza in disordine. Serve un secchio per svuotare tutte le cose che ci sono dentro. Io tengo di solito un paio di stracci per asciugare lo specchio o il mobile se si bagna, perché ho questa parte che si bagna spesso e ho paura che si potrebbe rovinare con il tempo. Quindi tengo sempre un paio di panni asciutti a portata di mano. E vabbè, adesso con un panno bagnato e poi uno asciutto vado a lavare dentro. Anche questa andiamo a svuotarla, pulirla e poi rimettere tutto a posto. Ora tocca a questi. C'è un po' di disordine. Anche qua mi serve il mio secchio per svuotare tutto dentro. Uso questo coso in gomma per pulire tutti questi prima di rimetterli indietro. Praticamente uso anche lo struccante o l'acqua micellare per pulirli, prima do una sciacquatina. Metto un po' di prodotto.
qua inizio a strofinare. Ora li lascio tutti ad asciugare qua, su una superficie piana. Su della carta da cucina pulita. Anche la mia spugnetta Beauty Blender. La lavo con lo stesso metodo. E anche questa la lascio ad asciugare bene, anche se ormai è da cambiare. Ok, ora vi faccio vedere il dopo. Di sicuro è più ordinato e più pulito. Anche qui vado a svuotare il tutto, panno bagnato, poi panno asciutto. Ed ecco il dopo. Ottimo. Queste tazzine che hanno le macchie di acqua di calcare non brillano più, si vede, no? E quindi li vado a mettere a mollo con un po' di acqua e aceto e li lascio fino a stasera. Sono passate diverse ore, adesso le lavo e vi faccio vedere il risultato. Ed eccole qua le mie tazzine lavate ed asciugate, tornate nuove. Sono andata a fare la spesa, andiamo a svuotarla insieme. Prima di tutto ho preso il latte e ho preso queste fragole che hanno un aspetto meraviglioso. È un profumo, non vi dico. Iniziamo col primo sacchetto. Ho preso l'insalata, la pasta sfoglia, lo yogurt. Ho preso tanti formaggi, ho preso il parmigiano da 24 mesi. Ho preso anche rubiola, ricotta e panna per fare un cheesecake. Philadelphia è la preferita da mia figlia. Come si chiama? La margherita, margherina vegetale. Tante olive, a me piacciono. Pesto, tanto pesto. Davvero tanto pesto, la marmellata ai frutti di bosco per usare col cheesecake e le fragole. Poi ho preso il sapone per le mani, sapone per il corpo, vabbè, questa crema viso
La provo, mai provata. Secondo sacchetto è più cibo che altro. Ho preso i pretzel, ero andata al Bennett e le pretzel piacciono tantissimo ai miei figli. Ho preso tante arance, tantissime, pomodori, cetrioli, anche questi piacciono tanto a noi, sia nel poke per i ragazzi, ma anche nell'insalata, ma anche a me piace mangiarli la sera se non voglio cenare. Le taglio rondelle con un pizzico di sale e voilà. Ho preso anche l'avocado, pure questo piace tanto ai ragazzi, faccio spesso il poke e a loro piace. Ho preso anche le melanzane, tante melanzane. Le melanzane intendo tagliarle a rondelle, metterle, farle cuocere nel forno, poi usare un po' per fare pranzo per questa settimana e il resto lo metto nel freezer. Ho preso anche le piadine all'olio e per ultimo i biscotti digestive per fare il cheesecake e questi biscotti che piacciono tantissimo a tutta la famiglia. E così questa è la spesa. Non so dire per quanto mi dura, però di sicuro almeno una settimana. Qualche cosa mi durerà di più, tipo il pesto, ho fatto lo stock, le melanzane, alcune vanno nel freezer, le olive durano tanto, il sapone, il shampoo del corpo durano tanto, anche le piadine le ho prese. Ho preso due confezioni perché la metto volentieri in frigorifero per un po' di tempo, ancora più di un mese, tipo 5 settimane, e visto che non vado spesso al Bennett faccio lo stock ogni tanto. Adesso vado a pulire velocemente il frigorifero, non è sporco, però prima di mettere dentro la roba lo vado a pulire. E come sempre uso il mio prodotto fai da te, fatto di acqua calda e un goccino di prodotto per i piatti e un panno in microfibre. Vado a svuotare perché non ho il frigo del tutto vuoto, un po' di minestra, un po' di macedonia rimasti, però diamo una sistemata veloce e poi mettiamo la roba dentro. Ora tocca al secondo frigorifero dove tengo le cose già pronte. Thank you.
avanzati, un po' di spaghetti al ragù da ieri e anche un po' di ragù, questa minestra per cena, e qua vanno tutti i formaggi, il burro, il salmone e tutto il resto. Ed è pronto anche questo.